Giuda presso il tribunale di Caifa. Mentre Gesù si trovava imprigionato in quella segreta, Giuda, che fino a quel momento aveva errato tra i rifiuti della periferia di Gerusalemme, si avvicinò al tribunale di Caifa. Egli portava ancora appesa sotto il mantello la borsa con il prezzo del suo orribile tradimento. Quando entrò nel tribunale, il processo a Gesù era finito e la sala era immersa nel silenzio. Profondamente turbato, Giuda chiese ad una delle guardie l'esito del processo. «È stato condannato a morte e sarà crocifisso», gli fu risposto. Le guardie aggiunsero che all'alba il Galileo sarebbe stato trascinato di nuovo dinanzi al consiglio per essere condannato pubblicamente. Nell'apprendere l'iniqua condanna del Signore, il traditore fu afferrato dalla disperazione. Uscì dal tribunale e chiese alla gente altre notizie del Redentore. Così sentì con quanta crudeltà era stato trattato Gesù e con quanta pazienza aveva sopportato i maltrattamenti, lo scherno e le sofferenze. Frattanto il giorno si era levato ed erano iniziati i preparativi nel tribunale. Toccato dalla più profonda disperazione, l'infame si nascose dietro la casa di Caifa per non farsi riconoscere. Egli, come Caino, voleva sfuggire agli uomini. Proprio in quel luogo alcuni operai erano intenti a costruire la croce. I singoli pezzi erano in ordine l'uno vicino all'altro. Giuda guardò la scena con terrore e fuggì via spaventato. Quel patibolo era il frutto rigoglioso del suo orribile tradimento. Il miserabile si celò nei dintorni in attesa di riconoscere il giudizio definitivo. Vidi il sole del mattino sorgere sopra il Monte degli Ulivi. Il giudizio religioso del mattino. Alle prime luci del mattino, il Sinedrio era già radunato nella sala del tribunale. Il consiglio era formato dai sommi sacerdoti Caifa e Anna, dagli anziani e dagli scribi del popolo. Il giudizio religioso su Gesù della notte precedente era stato solo preliminare. Adesso serviva un giudizio definitivo, ufficiale e valido pubblicamente, perché la legge non consentiva che fosse emessa una sentenza durante la notte. Era la vigilia di Pasqua e, siccome il tempo stringeva, i sacerdoti volevano condannare e crocifiggere il Salvatore prima della festa solenne. La maggioranza dei membri del consiglio aveva trascorso il resto della notte nella casa di Caifa. Vidi che quasi tutti gli amici di Gesù, compresi coloro che non erano suoi dichiarati nemici, non erano presenti nel tribunale. Infatti, Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea e alcuni altri membri avevano lasciato la casa di Caifa e si erano ritirati nel tempio, dichiarando iniqua la sentenza capitale che stava per essere emessa. Da quel momento, essi non rientrarono più nel consiglio. Quando tutto fu pronto, Caifa ordinò che venisse introdotto Gesù per la sentenza, aggiungendo che molto probabilmente dopo il giudizio sarebbe stato condotto dal governatore romano Ponzio Pilato, che avrebbe dovuto avallare la condanna a morte. I carcerieri presero Gesù dalla segreta con orribile brutalità, lo coprirono di ingiurie, gli liberarono le mani e gli strapparono di dosso il mantello stracciato, costringendolo ad indossare di nuovo la sua tunica sporca di fango. Poi lo legarono con le lunghe e robuste corde e lo trascinarono in tutta fretta nella sala del tribunale, tra beffe e percosse. Quando i membri del consiglio lo videro così sfigurato e coperto della sola tunica,
Il loro disgusto fu grande e aumentò il loro furore contro Gesù. Nessuno ebbe pietà di lui. Quei giudici iniqui avevano il cuore di pietra. Colmo d'ira, Caifa lo interrogò. «Sei tu, dunque, l'unto del Signore? Il figlio di Dio?» Gesù, pieno di santa pazienza e gravità solenne, gli rispose: «Se io ve lo dico, non mi crederete e non mi risponderete, né mi lascerete andare. Perciò, fin d'ora, il figlio dell'uomo starà assiso alla destra della potenza di Dio». I giudici si guardarono tra di loro, quindi rivolsero a Gesù con tono sdegnoso: «Tu sei dunque il figlio di Dio?» E Gesù rispose con la voce dell'eterna verità: «Voi lo dite, io lo sono». Allorché il Signore pronunziò queste ultime parole, tutti si levarono contro di lui indignati. «Questo bestemmia! Cosa vogliamo di più? Quale altra prova vogliamo?» Dopo averlo ingiuriato, accusandolo di essere un vagabondo impostore, lo fecero legare di nuovo e gli misero una corda al collo, come si usava per i condannati a morte, per condurlo dinanzi al procuratore romano. Allo scopo di legittimare la condanna, il Sinedrio non lo aveva accusato solo di crimini religiosi, ma anche politici. Infatti, aveva deciso di consegnarlo all'autorità civile in qualità di criminale nemico dell'imperatore. I sinedriti inviarono un messo dal governatore romano per pregarlo di prepararsi ad avallare la condanna di un pericoloso criminale galileo prima della festa solenne. I membri del consiglio si lamentavano tra loro di essere costretti a rivolgersi alle autorità romane, poiché non era consentito agli ebrei di emettere condanne a morte negli affari che non riguardavano esclusivamente la religione e la conduzione del tempio. Disperazione e suicidio di Giuda. Dal Vangelo secondo Matteo 27:8-10. Perciò quel campo fu denominato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia. E presero 30 denari d'argento, il prezzo del venduto, che i figli di Israele avevano mercanteggiato, e li diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. In tutta fretta fu organizzato il corteo che doveva condurre il prigioniero da Pilato. Frattanto, davanti al palazzo di Caifa si affollavano i nemici di Gesù e il popolo aizzato da questi ultimi. I sommi sacerdoti ed alcuni membri del Sinedrio precedevano in abiti solenni. Seguivano subito dopo i falsi testimoni e un gruppo di perversi scribi e farisei, acerrimi nemici del Signore. Dietro di loro camminava Gesù, trascinato dagli sgherri per le funi. Il corteo partì da Sion, diretto alla città bassa, dove si trovava il palazzo del procuratore romano. Giuda, che era rimasto nei paraggi, udiva la voce del popolo. «Il Gran Consiglio ha condannato il Galileo a morte. Lo conducono da Pilato. Sarà senz'altro crocifisso. Durante il processo ha dimostrato un coraggio e una pazienza immani. Ha solo detto che presto siederà alla destra di Dio. L'hanno veramente mal ridotto. È stato venduto al Sinedrio da un suo discepolo. Un suo discepolo che ha consumato con lui l'agnello pasquale. Il miserabile meriterebbe anche lui di essere condannato a morte, insieme a lui». Nell'udire tali parole, il traditore fu afferrato da un forte tormento. Sentì improvvisamente il peso delle 30 monete nella borsa, come il peso dell'inferno.
Satana lo incitò a fuggire via. La borsa appesa al suo fianco gli pesava come il ferro. Allora, invece di andarsi a gettare ai piedi del Signore e chiedergli perdono, corse al tempio nella speranza di sbarazzarsi del vile tradimento. Nel luogo di culto si trovavano molti sinedriti che vi si erano recati subito dopo il processo a Gesù. Appena entrò, Giuda strappò dalla cintura la borsa con i 30 denari e, tendendola a quelli con la mano destra, disse con voce rotta dall'angoscia: «Riprendetevi il vostro denaro, ma vi prego, liberate Gesù. Io riconosco pienamente di aver tradito un uomo giusto. Riprendetevi questo denaro!» I membri del consiglio lo guardarono con alterigia e, dimostrandogli il massimo disprezzo, ritrassero le mani e gli risposero: «Che ci importa del tuo peccato? Se ritieni di aver venduto sangue innocente è una cosa che non riguarda noi, ma solo te. Noi abbiamo condannato un uomo degno di morte e non vogliamo più sentir parlare del denaro che ti abbiamo dato.» Pronunciate queste parole, essi gli volsero la schiena e si allontanarono. Afferrato dall'ira, Giuda ridusse a brandelli la borsa e gettò le monete sul selciato del tempio. Fatto questo, fuggì dalla città. Lo vidi correre verso la valle di Hinnon, il luogo in cui i giudei avevano sacrificato i propri figli agli idoli. Il diavolo ripeteva a Giuda le stesse maledizioni che i profeti avevano scagliato sulla valle, come se le medesime ricadessero su di lui, vivo esempio di quei delitti. Il demonio gli ripeteva: «Caino, dov'è Abele tuo fratello? Che hai fatto? Il suo sangue grida. Tu sarai maledetto sulla terra. Errerai dovunque senza pace.» Giunse al torrente Cedron e, volgendo lo sguardo verso il Getsemani, udì le ultime parole che Gesù gli aveva rivolto: «Giuda, tu tradisci con un bacio il figlio dell'uomo.» Allora sentì di perdere la ragione e fu pieno di orrore per se stesso. Il nemico gli sussurrò all'orecchio: «Qui Davide passò il Cedron fuggendo davanti ad Assalonne, il quale morì appeso ad un albero. Davide parlava di te quando diceva: mi hanno reso male per bene, odio per amore. Che Satana sia sempre alla sua destra. Quando lo giudicheranno sia condannato, siano abbreviati i suoi giorni e a un altro sia dato il suo episcopato. Il Signore si ricorderà dell'iniquità dei suoi padri e il peccato di sua madre non sarà cancellato, perché egli ha perseguitato il povero senza misericordia e ha abbandonato l'afflitto alla morte. Ha amato la maledizione ed essa piomberà su di lui, poiché lui si è rivestito di essa come di una veste. Essa è penetrata come acqua nelle sue viscere, come olio nelle sue ossa, lo avvolge come un mantello, come una cintura che lo avvince.» E udì mormorare: «Usciranno e vedranno i cadaveri di coloro che hanno peccato contro di me, di cui i vermi non morranno.» In preda a questi terribili pensieri, con la mente completamente ottenebrata dalla pazzia, Giuda giunse in un letamaio, una zona fangosa e putrida, piena di immondizie, dove nessuno lo poteva vedere. Egli sentiva da lontano i rumori provenienti dalla città. Questo lurido luogo si chiamava il Monte degli Scandali. Qui Satana la fece finita con lui, sussurrandogli: «Lo stanno conducendo a morte perché tu lo hai venduto, miserabile. Come potrai sopravvivere? Non sai forse che nella legge è scritto: colui che avrà venduto un'anima dei suoi fratelli, figli di Israele, e ne avrà ricevuto il prezzo, deve morire di morte violenta? Finiscila con te stesso, adesso, subito.»
impazzito completamente, spinto all'estrema disperazione. Giuda prese la sua cintura e si impiccò ad un albero che era cresciuto in un crepaccio. Subito dopo il suo corpo crepò e le sue viscere si sparsero a terra. Gesù condotto da Pilato. Dal Vangelo secondo Luca 23:1-2. Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Dal Vangelo secondo Giovanni 18:28. Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Gesù venne condotto da Pilato attraverso il centro della città, molto frequentato in quei giorni da una folla affluita da ogni parte del paese, in occasione delle feste pasquali, senza parlare dei numerosi stranieri che erano dappertutto. Il corteo, diretto verso il quartiere di Acra, discese il monte Sion percorrendo una via stretta. Caifa e Anna e molti membri del Gran Consiglio guidavano il corteo. Dietro di loro facevano portare diverse pergamene. Erano seguiti da un gran numero di scribi e da parecchi altri ebrei, fra i quali si trovavano i falsi testimoni e i cattivi farisei, quelli che più di tutti gli altri avevano posto Gesù sotto accusa. A breve distanza veniva trascinato Gesù con le corde attaccate alla cintura, mentre gli aguzzini lo spingevano e lo maltrattavano senza lasciargli requie. Il suo viso era gonfio e contuso. Il Signore appariva sfigurato dalle percosse e dagli oltraggi della notte. Indossava soltanto la tunica inconsuntile, insudiciata di sputi e macchiata di sangue. Era circondato da un gruppo di guardie e da 6 sinedristi che avevano assistito al suo arresto. La plebaglia fluiva da ogni lato e seguiva il corteo lanciando grida e imprecazioni contro il Galileo, mentre folti gruppi di persone si affollavano lungo il percorso. Nel vederlo in quelle condizioni, sanguinante, pieno di lividi, molti amici di Gesù lo scacciarono dal cuore. La loro fede si affievolì e si ritirarono scoraggiati, mentre i più superficiali si unirono alla marmaglia. Essi non riuscivano a persuadersi che il Signore, così barcollante e malandato, potesse essere il re, il profeta, il promesso Messia e il figlio di Dio. La gentaglia era incitata a parodiare in qualche modo il suo regale ingresso della Domenica delle Palme. Per deriderlo, gli davano parecchi titoli propri dei re e, gettandogli sotto i piedi pietre, pezzi di legno, luridi cenci, schernivano in mille modi la sua entrata trionfale a Gerusalemme. I farisei dicevano a quelli che osservavano dubbiosi: «Vedete il vostro re com'è ridotto, riveritelo!» Essi avevano posto guardie dovunque per mantenere sgombra la strada e impedire tumulti. Vidi la Santa Madre di Gesù nascosta dietro un edificio con Giovanni e Maria Maddalena. Ella continuava a vivere in perpetua unione spirituale con Gesù e le sue sofferenze, ma non cessava di cercare il modo di vedere fisicamente il Figlio Divino. Dopo la breve visita notturna al tribunale di Caifa, la Madonna era rimasta nel cenacolo immersa nel suo muto dolore. Poi, quando il Signore fu tolto di prigione per essere condotto nuovamente davanti ai giudici, volle andare a vedere personalmente il suo diletto figlio. La Vergine mise il velo e il manto mentre diceva a Maria Maddalena e a Giovanni: «Seguiamo mio figlio fino al palazzo di Pilato. Lo voglio rivedere». I 3 uscirono e percorsero un sentiero obliquo. Quindi aspettarono il corteo in un luogo dove sapevano che sarebbe dovuto passare. Vidi la Santa Madre nascosta dietro l'angolo di un edificio. Con lei
C'erano Giovanni e Maria Maddalena. Attesero il passaggio dell'infame corteo. Maria Santissima aveva impresse nel cuore le sofferenze del Figlio Divino. Tuttavia, anche i suoi occhi interiori non potevano immaginare come la cattiveria degli uomini lo avesse trasfigurato. Vidi la miserabile processione sfiorare la madre. Prima i principi dei sacerdoti, con l'anima piena di malizia e animati da propositi diabolici. Poi gli accusatori, gli scribi ed i farisei. E infine Gesù, il Figlio di Dio, il Figlio dell'uomo, il Figlio di Maria, seguito dalla plebaglia agitata che gli urlava contro mille maledizioni. Fu uno spettacolo orribile vedere i sommi sacerdoti di Dio trasformati in ministri di Satana. Alla vista del suo diletto figlio, così orribilmente sfigurato, quasi irriconoscibile, Maria Santissima esclamò tra le lacrime: «Questo è mio figlio! Come hanno ridotto il mio Gesù! Come ti hanno ridotto, figlio mio!» Il Signore, come se avesse udito, le rivolse uno sguardo commovente e la Vergine Santa si sentì mancare. Giovanni e Maria Maddalena la condussero subito via. Appena rinvenne, Maria Santissima si fece condurre di nuovo da Giovanni e da Maria Maddalena al palazzo di Pilato.